La Basca, sì. Boccia. Presente. Cividiano. Sì. Di Lascio Piatto. Forastiero. Pianarella. Presente. Rizzuti. Armentano. Presente. Carlo Magno. Presente. Chiarelli. Presente. La Morte. Presente. Zaccagnino. Presente. Forte. Presente. Cosimino. La Banca Mariana. Presenti la seduta è invalida. Prima di passare al punto dell'ordine del giorno, dobbiamo autorizzare l'eco di Basilicata per le riprese. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? All'unanimità. Primo punto all'ordine del giorno, approvazione del VAR degli interventi relativi alle proposte iscritte ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dell'ordine del giorno della seduta consigliare del 28 luglio 2014. Questo si tratta solo di una... c'è la prescrizione integrale se la non permette, altrimenti dobbiamo leggere. Dobbiamo leggere. Se vediamo permette possiamo fare la votazione. Andiamo per letto. Passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? Come prima. Secondo punto all'ordine del giorno, integrazione alla deliberazione consigliare numero 52 del 9-6-2014 relativa attribuzione al Comune di Lauria a titolo non oneroso dei beni di proprietà statale ai sensi dell'articolo 56 bis del decreto legislativo 21-6-2013 numero 69, successive approvazione. Prego l'assessore al bilancio. Grazie Presidente. Praticamente avevamo deliberato il 9 giugno sulla cessione da parte del demanio di alcuni beni. Il demanio ci ha chiesto un'integrazione praticamente sulla destinazione di tre di quelle particelle da avere come cessione, le abbiamo integrati con le attuali destinazioni di uso, è passata anche per la commissione, mi sembra, quindi penso possiamo procedere ai voti. Chiedo la parola? Allora, chi è favorevole? Contrari? Astenuti? Terzo punto. Articolo 193 del decreto legislativo 18-8-2000 numero 267, ricognizione dello stato di attuazione dei programmi ed esame delle condizioni per il permanere degli equilibri di bilancio per l'anno finanziario 2014. Provvedimento. Prego, assessore Boccia. Sì, grazie. Da come dice l'articolo 193 del decreto legislativo 267 del 2000, praticamente entro il 30 settembre si ha il dovere di procedere alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, cioè praticamente verificare se i programmi dell'amministrazione sono in equilibrio, cioè se le entrate e le spese che sono state, sono state previste nel bilancio di previsione praticamente stanno mantenendo quelle previsioni. Praticamente è stata fatta una relazione da ogni settore in cui non si evincono debiti fuori bilancio e non si e praticamente ogni settore ha relazionato
in modo da garantire l'equilibrio del bilancio. È chiaro che l'amministrazione, avendo da poco approvato il bilancio di previsione il 28 luglio, sta monitorando e monitorerà fino al 30 novembre, nel momento in cui ci sarà l'assestamento al bilancio, eventuali maggiori entrate o maggiori spese ed eventuali minori entrate e minori spese per eventualmente riequilibrare ove vi fossero dei disequilibri, riequilibrare con la manovra finale del 30 novembre, cioè appunto con l'assestamento di bilancio. Anche per questo praticamente l'ufficio del servizio bilancio praticamente ha mandato nota a tutti i responsabili per fare un accertare che i residui attivi e passivi, quindi tutta la praticamente tutta la il monitoraggio ad oggi per poter verificare appunto che in questo momento non vi siano disequilibri. Aggiungo che le relazioni ad una conferenza dei dirigenti sconvocata dall'assessore insieme al sindaco agli inizi di settembre è stato chiesto di relazionare in modo più dettagliato e descrittivo praticamente sulla motivazione degli equilibri, cioè dettagliare le proprie relazioni. Quest'anno, a dire il vero, poiché il bilancio è stato approvato, come dicevo prima, il 28 luglio e sono stati assegnati i PEC 8 agosto, praticamente il tempo di monitoraggio era molto restrittivo, quindi le relazioni sono state appunto poco descrittive. È chiaro che questa amministrazione chiederà già dal prossimo anno delle relazioni appunto più dettagliate su tutto ciò che avviene nella vita amministrativa. Per il resto stiamo monitorando, ancora oggi ci sono delle contributi ministeriali che vengono determinati anche sulle annualità pregresse sul Fondo di Solidarietà 2013, stiamo verificando come coprire eventuali minori spese o accertare maggiori entrate per ed eventuali maggiori spese. Per il resto resto a disposizione se degli interventi. Al momento quindi da tutte le relazioni fatte dagli uffici risultano salvaguardati gli equilibri di bilancio. Grazie assessore, ti chiedo la parola. Prego, deputato Montano. Grazie presidente, io saluto tutti i colleghi, la giunta, il sindaco, il presidente. Io intervengo soltanto per dichiarazione di voto perché il provvedimento è stato esaminato attentamente in commissione, quindi il parere del mio gruppo è sicuramente favorevole. Diciamo, apprezzo anche le sottolineature che fa l'assessore in merito alla eseguità delle relazioni dei singoli uffici, diciamo, quindi anche per quanto riguarda il sottoscritto, ritengo sia una cosa sicuramente positiva dal prossimo anno, un pochettino di un po' più di contenuti per singole relazioni. Grazie. Grazie capogruppo Armentano, prego capogruppo Lamoglia. Grazie presidente, ringrazio l'assessore, gli uffici per il lavoro svolto, gli
diciamo, per la solita solennità con cui l'ufficio finanziario, se non va a mancare, diciamo, gli approfondimenti e quelle che sono, diciamo, gli approfondimenti del caso. Vorrei esordire come da quando diciamo preso atto si mantengono gli equilibri e abbiamo un ulteriore taglio con la nota del 19 settembre, quella riferita agli 86.000 euro per quanto riguarda la minimo e quant'altro, che sicuramente va ad essere coperta attraverso l'avanzo dell'amministrazione. Al di là di questo, che sottolinea lo stato all'interno del quale versano quelli che sono gli enti locali, che sembrano diventati solo gli unici capi espiatori di una politica che ha perso un po' il bandolo della matassa, continuare in questa maniera pensando di tagliare i trasferimenti per quanto riguarda la perequazione e trasformandolo in un sistema di tassazione che va a riguardare soprattutto la pressione fiscale sui cittadini, non so fino a quando si potrà durare in questa maniera. Già si inizia a parlare di modulazione della TASI, di tutto, perché parliamoci chiaro, abbiamo detto in più salse, l'ha detto l'assessore, quelle lì sulla prima casa, però andiamo oltre, non divaghiamo andando su altre tematiche. Io prendo atto delle parole dell'assessore che ha sposato ancora prima di quanto discusso nella capigruppo, già ci aveva anticipato tutto ciò, nel fare un quadro dettagliato che consenta una lettura più celere anche a chi non è addentrato. Ovvero mi auguro che si riesca a strutturare un piano di monitoraggio per capire le opere che sono in regolare attuazione, quali sono rispetto ai PEG, di che cosa parliamo, che tempistica hanno e soprattutto quali sono le eventuali criticità, penso che cose che stanno in capo alle dirigenze, che stanno in capo soprattutto sindaco, ne abbiamo parlato più volte, alla rimodulazione e alla riorganizzazione della macchina comunale. Io l'ho sempre più volte ribadito, appoggiato anche dalla maggioranza, l'esigenza di riorganizzare una struttura che ha bisogno soprattutto di capire qual è il periodo all'interno del quale noi viaggiamo e di capire soprattutto che è necessario avere al massimo tutte le funzioni apicali per poter poi giungere a cascata su quelle che sono le funzioni che stanno alla base. So che la Giunta, e c'è l'impegno anche del Sindaco, ci stanno lavorando, ci sta elaborando con tutta la maggioranza, ma questo può riguardare tutti, una proposta per quanto concerne una rielaborazione e soprattutto una presa d'atto di quelli che sono l'attuato, l'attuabile e quello che non è stato attuato. Io penso che il periodo che stiamo vivendo è un periodo alquanto critico per le famiglie in primis, ma lo è anche per gli enti locali. O capiamo, come mi sembra di aver capito già da tempo, prima di fare determinate scelte, che si va in quella direzione e che è necessario riorganizzarsi, oppure non, io lo dico chiaramente in quanto capogruppo nell'espressione di una parte, si inizieranno, io sarò il primo a mettere i puntini sulle i, ovvero inizieremo a prendere quelle che sono determinate situazioni e le metteremo alla luce del sole per poter poi capire, perché non si deve mai andare nell'ottica della guerra. Ma se la sfida deve essere quella di implodere tutti, allora implodiamo che si sappia tutto di tutti. Con questo non voglio dire che ci siano complotti o che sia, però ci deve essere una maggiore funzionalità della struttura che deve venire incontro alla politica e viceversa, ci deve essere una presa di coscienza e penso che ci debbano essere anche i relativi provvedimenti nel momento in cui, perché in questi giorni si parla dell'articolo 18, ma nessuno però dice che anche con l'articolo 18 si può licenziare, anche nel pubblico. Lo dico in maniera molto semplice, perché è una capacità della politica quella di non aprire mai fronti e di non aprire guerre, ma se la guerra è quella di far implodere la classe politica con tutte le sue responsabilità, da partire da me il primo, io non ci sto, io implodo con le implosioni conseguenziali che riguarderanno tutti, perché chi sta fuori, e lo faccio in occasione degli equilibri che magari può sembrare fuori luogo, chi sta fuori deve capire che comunque avere oggi un posto di lavoro,
che deve essere tutelato, deve essere rispettato in base alle mansioni ricoperte, è comunque un privilegio, anche per chi non lo ha nella macchina comunale. Lo dico perché è un argomento che stiamo affrontando da più tempo e quello che ci siamo riproposti di affrontare quando abbiamo accettato questa sfida, mettendo l'impegno per poter, diciamo, portare in porto anche mediante l'entusiasmo alcuni obiettivi che ci eravamo dati, ad esempio i cimiteri, l'internalizzazione dei servizi erogati. Però bisogna chiamare responsabilità a tutti, noi per primi, partendo dalla politica, che sicuramente non pochi errori facciamo, però alcune pretese di postazione, di posizione, che sia ben chiaro, non vuole essere mio un atto passativo, anche perché l'ho sempre detto che o si riesce in un determinato modo a portare avanti l'istante, lo facciamo tutti insieme nell'ottica, diciamo, della condizione migliore per venirci incontro uno con l'altro, però ci tengo a dirvi un consiglio, gli strumenti ci sono, perché non è vero che non ci siano, nessuno vuole arrivare ad estrema razio, ma se si pensa di poter mettere chi è che decide di mettersi in discussione, di fare il territorio, allora che sia ben chiaro e arrivi il messaggio che c'è una classe politica, almeno ognuno si assume la responsabilità di quello che dice, che è disposto a mettere in campo altro, che non sia, cioè nel senso che sia la trasparenza e l'informazione, perché se andiamo avanti così arriviamo e il rischio è siamo alle porte, è un problema che affrontiamo da diverso tempo anche quando era la provincia, che ci sia lo scontro tra chi non lavora fuori e chi ricopre dei ruoli e determinate questioni all'interno di una struttura che poi magari non è solo il caso di lavoro, lo dico, è il caso del pubblico in generale, è il caso delle riforme in generale, perché per quanto la mia posizione possa essere a favore tipo del mantenimento dei diritti, dell'articolo 18 e quant'altro, però ci deve essere un'organizzazione e soprattutto mi auguro che siamo in grado di metterla in campo per poter venirci incontro, avere una struttura che funziona un po' meglio, che vada incontro alle esigenze dei cittadini, che non abbia tensioni che si immagina di creare solo nei confronti della pubblica amministrazione, ma che sia chiaro ci sono anche degli strumenti attraverso i quali si possono mettere in campo dei percorsi. Naturalmente è necessario poi assumersi le responsabilità. Il gruppo La Via Libera, quando mi pare di capire tutti gli altri gruppi, è pronto, perché è necessario, diciamo, spogliare una situazione già difficile dal punto di vista economico e dal punto di vista organizzativo. Non si può pensare anche altro, lo si deve pensare, si deve agire e poi a seconda delle azioni, così almeno si ha un obiettivo, si vede dove si arriva, come si dice dalla UPI, dove arriviamo che andiamo il bastoncino, nel senso, perché poi si deve iniziare quella che è un'azione che, lo ripeto, sta già andando avanti, è frutto di riflessioni, di confronto, ho avuto modo di approfondire la riunione di maggioranza con il sindaco e con altri colleghi. Non è intenzione, da quello che so, perché sono stato sempre uno tra quelli più accaniti, essere vessatori, essere dialoganti, andarsi in una condizione di rispetto reciproco, però come si diceva qua a Cana, nel senso che non si pensi che si ha a che fare semplicemente con lo strumento poi del voto, perché poi è ambivalente, c'è pure la gente che guarda da fuori e c'è anche chi è che è in grado di mettere in atto delle scelte che possono portare, diciamo, da parte di chi le attua può pensare che portino al del bene, da parte di chi le subisce che portano del male, usa del tempo a fare il suo corso e soprattutto a dirci in che direzione andiamo. Io mi auguro veramente che a partire, come diceva l'assessore, verificheremo con l'assistenza se c'è la necessità di fare delle variazioni e quant'altro, si riesca a giungere, così come sta facendo la maggioranza, ad una soluzione, una soluzione che poi deve essere supportata e portata avanti dai vari gruppi politici, che mi sembra siano abbastanza diciamo, predisposti a lavorare in tal senso. Grazie e ringrazio ancora l'amministrazione e l'assessore in particolare per la puntualità con cui ogni volta, diciamo, ci delucida in merito. Grazie, il gruppo L'Accoglie, richiedo la parola. Se posso integrare. Prego, assessore. C'è un po' di tempo. Volevo, giusto per completezza di informazioni, leggere le relazioni di ogni singolo ufficio, giusto per capire. Allora, questa è quella dell'ufficio finanziario. Allo scopo di consentire al Consiglio Comunale l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 267-2000,
si comunica che i programmi dell'amministrazione assegnati a questo ufficio con il piano esecutivo di gestione provvisoria stanno trovando nella sostanza regolare attuazione. In particolare la ricognizione della gestione finanziaria dell'esercizio in corso è stata effettuata con riferimento alle previsioni di bilancio aggiornate, sia per l'entrata che per la spesa. Per la parte relativa all'entrata corrente, gli accertamenti fanno ritenere che il gettito preventivato potrà essere conseguito. Comunque si sta provvedendo a verificare gli stanziamenti previsti per l'entrata di fondo di solidarietà comunale, per i contributi diversi dallo Stato, per concorso della Regione, in conto interessi per spese di investimento, per interessi attivi, per introiti e rimborsi diversi, per il rimborso da parte di Acquedotto Lucano delle rate di ammortamento dei mutui relativo al servizio idrico, per l'annotazione a saldo dei relativi accertamenti. Per quanto concerne la spesa corrente, viene da ritenere che il fabbisogno preventivato relativo agli impegni assunti sarà interamente necessario e sufficiente. Per eventuali spostamenti, che per l'entrata potranno riguardare alcune risorse in corso di definizione e i residui degli anni precedenti, e per la spesa di alcuni interventi per prestazioni di servizio, nel corso dell'ultima fase dell'esercizio, con l'assestamento del bilancio si dovrà provvedere ad apportare le necessarie ed opportune misure per l'equilibrio di bilancio, iscrivendo, se necessario, il fondo svalutazione crediti per eventuali residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità. Per quanto riguarda i residui attivi e passivi, di determinare sulla base del rendiconto dell'esercizio finanziario 2013 e prevedibile un equilibrio di gestione. Dalle verifiche sui contenuti contabili del piano esecutivo di gestione con riferimento alle relazioni dei responsabili della gestione relativa alla salvaguardia dell'equilibrio di bilancio, si conferma anche per l'esercizio 2014 che il Comune Lauria non presenta particolari situazioni di disequilibrio finanziario. Si rileva, come per gli altri anni, una gestione in difficoltà in termini di cassa. Le difficoltà nella gestione di cassa derivano particolarmente dalla lentezza nella riscossione delle risorse correnti, tributarie ed extratributarie. Inoltre, per quanto riguarda i trasferimenti correnti di enti pubblici, soprattutto per i trasferimenti regionali relativi alle rate di ammortamento mutuo parcheggi, tale situazione determina il ricorso all'utilizzo in termini di cassa dei fondi vincolati e potrebbe comportare il ricorso ad anticipazioni onerose del tesoriere. Occorre pertanto applicare con urgenza tutti gli strumenti di riscossione che la legislazione mette a disposizione e, se necessario, aprire le vie legali. Si comunica inoltre che alla data odierna non risultano debiti fuori bilancio per quanto riguarda questo servizio. Dopo il servizio finanziario vi leggo quella del servizio lavori pubblici e uso assetto del territorio, sembra che sia proprio il nome. Con espresso riferimento all'oggetto indicato, la presente per segnalare a codesto ufficio che presso i settori di competenza dello scrivente terzo, quarto e quinto non sono presenti circostanze evidenziatrici di mancanza. Quando testé commentato con riferimento alle operazioni manutentorie di investimento e da quanto altro iscritto all'operatività dei predetti settori. Ciò stante, qui formalmente assunta, in ossequio a quanto per norma disposto, dichiarazione declinatoria correlata alla presenza dei cosiddetti debiti fuori bilancio, perciò assenti. Poi c'è quello del segretario generale. In riferimento alla richiesta si relaziona come segue: preliminarmente si evidenzia che i servizi di competenza dello scrivente, segreteria personale, servizi scolastici, mense scolastici, scolastiche, servizi sociali, servizi demografici, stanno trovando applicazione secondo le previsioni. In particolare per i servizi generali è stato appaltato il servizio di pulizia interna del Palazzo Municipale e degli uffici del giudice di pace. È stata appaltata altresì la gestione dell'asilo nido e sono stati prorogati sino al 31/12/2014 i contratti per la gestione della casa famiglia per disabili e la gestione del centro educativo per disabili. Con riferimento alle note della Regione Basilicata, protocollo numero 1249/16/13AJ del 31/7/2014 e protocollo numero 1263/52/13AJ del 4/8/2014, con le quali è stata comunicata la prosecuzione del contributo regionale sul costo complessivo dei servizi predetti anche per l'anno 2014. Non è dato sapere se per il proseguo la Regione continuerà a finanziare gli stessi. Per il servizio mensa scolastica è stata disposta la revoca dell'affidamento alla ditta aggiudicataria per le motivazioni tutte contenute nella determina dello scrivente numero 114 del 18/7/2014. La determina, comunque impugnata innanzi al TAR di Basilicata, è stata sospesa
da questo l'11 corrente mese. Tale decisione consente al Comune di poter proseguire con la stessa ditta nella gestione della mensa. In linea generale è possibile affermare che tutti i programmi dell'amministrazione comunale stanno trovando attuazione e non vi sono motivi che possano ritardare gli stessi, sia per quanto concerne il complesso delle entrate da incassare, sia per quanto concerne le spese da impegnare e pagare. Tutto ciò nonostante la notevole carenza di personale, con particolare riferimento agli uffici democratici. Ritiene pertanto che siano pienamente salvaguardati gli equilibri di bilancio e non sussistono debiti fuori bilancio. Comando di Polizia Locale. In relazione a quanto in oggetto specificato si evidenzia che le spese afferenti a questo servizio sono conformi a quanto previsto dal bilancio 2014. In relazione alle entrate con determinazioni numero 8, 9 e 10 del 2014, Regolamento generale 603, 621 e 622, sono stati approvati i ruoli per la riscossione coattiva di sanzioni amministrative e violazioni al codice della strada, annualità pregresse, per un totale di 32.356,23. Per quanto riguarda i residui attivi degli anni precedenti di cui alla legata, si sta procedendo al riaccertamento degli stessi e si comunicherà a breve un eventuale importo di crediti di dubbia esigibilità, soprattutto per i residui di una sanità superiore all'ultimo primo. Tali ruoli sono stati affidati per la riscossione al concessionario Sorgit S.p.A. Si comunica inoltre che questo servizio non segnala debiti fuori bilancio. Pertanto sono salvaguardati gli equilibri di bilancio. Settore affari generali, istituzionali e legali, servizio legale. Allo scopo di consentire al Consiglio Comunale l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 193 del TUE del 18 agosto 2000, numero 267 e successive modificazioni, si comunica che i programmi dell'amministrazione contenuti nella relazione previsionale e programmatica relativa all'esercizio finanziario in corso e in specifici atti di indirizzo, in linea di massima stanno trovando regolare attuazione. In particolare la ricognizione della gestione finanziaria dell'esercizio in corso, sia pure provvisorio, è stata effettuata da questa dirigenza con riferimento alle previsioni di bilancio aggiornate, con tutte le variazioni autorizzate sino alla data odierna, sia per le entrate che per le spese. Le esigenze finanziarie per la parte spese sono state già segnalate in occasione della formazione della proposta di bilancio e con nota di questo ufficio del 12/9/2014, protocollo numero 105 interno. Per quanto concerne i residui attivi e passivi determinati sulla base del rendiconto dell'esercizio finanziario 2013, è prevedibile un equilibrio di gestione. Alla data odierna, per quanto riguarda questo settore, non risultano debiti fuori bilancio. Secondo settore, attività economiche e finanziarie, servizi entrate e attività produttive. Per l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 267-2000 è opportuno segnalare che il programma dell'amministrazione riguardante questo servizio sta trovando in buona sostanza regolare applicazione. Con riferimento alle previsioni di bilancio aggiornate fin qui, sia per le entrate che per le spese, si porta a conoscenza che è stata effettuata la ricognizione della gestione finanziaria dell'esercizio in corso per quanto di competenza di questo servizio. Per la parte corrente gli accertamenti fanno ritenere che per le entrate il gettito preventivato potrà essere conseguito. In ogni modo, in sede di assestamento di bilancio, si potrà essere più puntuali sulla reale entità dei gettiti previsionali. Per quanto concerne la spesa corrente, è da ritenere che il fabbisogno preventivato relativo agli impegni assunti sarà interamente necessario. Eventuali spostamenti per le entrate e per la spesa possibili a verificarsi da qui in avanti saranno oggetto di debita segnalazione. Per quanto concerne i residui attivi e passivi determinati sulla base del rendiconto di gestione dell'anno finanziario 2013, è prevedibile un equilibrio di gestione. Il servizio sta provvedendo a rispondere alle partite ancora aperte, espletando le procedure conseguenziali per la loro definizione. Sarà cura del servizio motivare gli eventuali spostamenti nel più breve tempo possibile e comunque prima dell'assestamento. Si comunica altresì che alla data odierna non esistono debiti fuori bilancio per quanto riguarda questo servizio. Allora, io ci tenevo a leggerli. Sì. Praticamente la relazione del ragioniere praticamente fa riferimento anche a una nota che ha mandato a tutti gli uffici in cui si devono accertare eventuali residui attivi che non riscuotiamo da parte di enti, come dicevo prima, e di altri debitori verso il comune. Mi preme precisare
una cosa importante che se da qui ai prossimi mesi non vi sarà un'ulteriore proroga, dal prossimo anno andremo incontro a uno stravolgimento dei bilanci comunali, perché praticamente vi sarà una tipologia diversa con la cosiddetta competenza potenziata, e a cui ritengo dovremo ripiegarci tutti, sia noi amministratori e sia soprattutto il personale. Quindi chiedo che se non dovesse esserci la proroga, ma immagino che per quest'anno non la daranno così come l'anno scorso, dovremo fare in modo di formare i dipendenti a questa nuova tipologia di bilancio. Credo che ho detto tutto, passo la parola al sindaco che voleva. Se ci sono altri, scusa Presidente, prego sindaco. Non voglio aggiungere più di tanto, però mi fa piacere intervenire proprio per ribadire un concetto, che è quello relativo al lavoro svolto fin qui per dichiarare questo, e soprattutto l'attività che svolgono gli uffici in questo senso, e come andare con loro per il lavoro che svolgono. La situazione finanziaria non può che essere stata da noi attenzionata in modo particolare, e vi posso garantire che è stato un lavoro certosino fatto dagli uffici con la partecipazione di tutti quanti noi, e in particolare l'assessore bilancio, perché la situazione è tale che non può non essere attenzionato ogni argomento, ogni impegno, ogni spesa, per poter mantenere gli equilibri e poter garantire quello che oggi, fino ad oggi, siamo riusciti a fare, garantendo i servizi che abbiamo comunque acclarato, che stiamo comunque servendo tutti i cittadini, in coerenza con quanto il Comune della Pavia ha scelto negli anni precedenti di fare. E per fare questo non è semplice, in un momento di forte ristrettezza, di, come diceva l'assessore precedentemente, di ulteriori mancati trasferimenti, di abbattimento di entrate anno dopo anno, che si sta veramente affliggendo. In più avremo anche l'obbligo, così come diceva poc'anzi l'assessore, di garantire per legge il massimo della trasparenza, e questo sistema che andrà ad essere adottato nell'anno nuovo non può che avere obbligatoriamente un sistema che porta a nudo qualsiasi situazione in ogni settore e in ogni competenza. Su questo l'amministrazione è fortemente impegnata ed è determinata nell'andare avanti anche a ottimizzare il sistema anche informativo interno, che potrà garantire al meglio le innovazioni che vengono richieste per legge. Credo che per fine anno in questo senso avremo anche ottimizzato il sistema interno di gestione e informatizzato, e credo che saremo nelle condizioni di poter, con l'adeguata formazione, poter garantire il livello richiesto. Volevo poi collegarmi a quanto diceva Angelo, questo è in coerenza con quanto effettivamente ci siamo impegnati nel raggiungimento dei nostri obiettivi, perché questi gli obiettivi di cui parlavo poc'anzi vanno pari passo rispetto a quanto diceva il consigliere Lamborghi. Cioè, determinate ottimizzazioni, determinate efficientizzazioni non possono che essere ottenute se non con l'ottimizzazione dei sistemi interni di gestione e con la piena disponibilità degli uffici, che allo stato attuale, essendo veramente al minimo storico, non possono che essere
disponibile e a cui chiediamo costantemente il massimo impegno, e dovremo ottimizzare, così come abbiamo cominciato a fare, anche l'organizzazione della macchina amministrativa, che non può non garantire, per raggiungere gli obiettivi necessari, quei livelli che ovviamente chiediamo e che abbiamo dichiarato di raggiungere. L'impegno da parte nostra è massimo e questa amministrazione, così come ci siamo impegnati a fare, sta dando il massimo per verificare tutte le strade possibili e correggere quelle criticità che comunque ci sono, inutile nascondercelo, e che vorremmo che siano risolte nel più breve tempo possibile nell'interesse di tutti, non solo della macchina amministrativa, ma soprattutto dei risultati da offrire ai nostri concittadini. Questa è l'occasione, che può sembrare un'occasione diciamo fortemente formale per approvare alcuni documenti e procedere diciamo, all'attività ordinaria, ma non è così. Questo momento è importante, anche se possono sembrare di scarsa rilevanza, ma sono importanti perché questi passi e queste tappe costituiscono invece una buona e sana gestione rispetto alla quale diciamo, c'è il massimo impegno, ci si sta lavorando e in questo modo dovremo ottenere diciamo, i risultati attesi anche rispetto alle altre sfaccettature della situazione. Quindi ringrazio tutti gli uffici che hanno consentito questo lavoro, ringrazio l'amministrazione e gli organi che ci hanno assistito e supportato. Grazie sindaco. Non ti chiedo la parola, mettiamo i voti, lo facciamo per appello nominale. Miti Dieri? Sì. Reale? La Banca in Giglio? Sì. Boccia? Sì. Civigliano? Sì. Vi lascio un viaggio? Corazziero? Sì. Diana Regna? Sì. Vescuti? Sì. Carlo Magno? Sì. Garelli? Sì. Lamboglia? Sì. Zaccagnino? Sì. Poco? Favorevole. Cosentino? Sì. La Banda Magnoni? Sì. Con 13 voti favorevoli il punto è approvato. Volevo soltanto informare il Consiglio che in questi giorni chiederò alla segreteria per tutti i consiglieri per le assenze e poi provvederemo come da regolamento. Ok? Prego sindaco. Volevo effettuare la comunicazione al Consiglio perché per coloro che non avessero ancora ricevuto avranno nelle prossime ore l'ordine del giorno della prossima convocazione del Consiglio Comunale, che è per lunedì prossimo, perché abbiamo ritenuto indispensabile e fondamentale indire un consiglio con in sessione straordinaria ordinaria, in seduta aperta, con l'ordine del giorno relativo alla soppressione dell'Ufficio Centrale della Via dell'Agenzia delle Entrate. Come sapete, su questo si sta avvicinando una data che è quella stabilita dall'Ufficio delle Entrate a livello nazionale e poi dalla dirigenza regionale di procedere alla, diciamo, alla chiusura del secondo elenco che è stato prodotto dalla dirigenza regionale. Sapete che su questo sono stati fatti vari passaggi, sia per il nazionale che per la direzione regionale, sono abbastanza determinati sulle scelte fatte, che sono di carattere organizzativo, inderogabile, e però non possiamo comunque tacere e accettare così in modo supino questa decisione senza dimostrare a noi stessi prima di tutto e ai nostri concittadini di aver fatto qualsiasi azione necessaria a mantenere questo servizio che se ben decentrato ma comunque garantisce ai nostri concittadini un'opportuna diciamo
l'opportunità di risposta. Quindi per lunedì 6. Nella stessa seduta di questa mattina siamo aggiornati sulla necessità di poter comunque convocare o di portare all'ordine del giorno di un prossimo consiglio ordinario anche un'altra emergenza che a livello regionale si sta attenzionando, che cioè la possibilità della congelazione della Corte d'Appello nella nostra regione, ed è un organismo diciamo indispensabile per la difesa e la tutela dei diritti civili e amministrativi. Quindi questa, già altri sindaci hanno avuto modo di prendere l'iniziativa. Credo che su questa cosa, su questa necessità, quindi mantenere la Corte d'Appello a Potenza, rende anche le scelte ultime fatte, cioè cancellare questo servizio dopo aver fatto ed effettuato le modifiche nel sistema dei tribunali, credo che sarebbe un'ulteriore deficienza che comporterebbe ulteriori difficoltà e difficile gestione della problematica inerente allo svolgimento del compito della Corte d'Appello. Quindi io credo che sia dovere da parte di un ente e di un'istituzione continuare a difendere, a assumere iniziative che possano garantire il mantenimento di questi presidi di civiltà sul nostro territorio. Quindi credo che ci aggiorneremo a breve anche sul provvedimento relativo alla cancellazione della Corte d'Appello. Era un'informativa che volevo dare, e intanto ci aggiorniamo al prossimo consiglio comunale aperto per il giorno 6 ottobre. Grazie. Grazie sindaco, buonasera a tutti, buona serata. Io no.